La soluzione è la conversione dell'umido radicale fisso in un corpo acquoso. La causa che produce questa soluzione è lo spirito volatile che è nascosto nella prima acqua. Quando quest'acqua ha fatto la soluzione perfetta del fisso, essa è chiamata fontana di vita, natura, diana nuda e libera. La natura, che è il principio di tutti i movimenti e azioni nel misto, è immediatamente nascosta solo nel sale fisso. Lo si discioglie per liberarlo dal suo spessore grossolano e per renderlo, con questo mezzo, capace di penetrare. L'acqua è il legame dello spirito volatile. L'acqua superflua è separata mediante le distillazioni e non se ne conserva che quel tanto che è necessario per rendere lo spirito alla sua terra. Con questa soluzione, il sale puro, che può risolversi, è separato da una terra impura che non può essere separata con l'acqua. Dopo questa soluzione, mediante la dissipazione, si fanno salire le due radici assieme sotto la forma di acqua pesante. L'acqua pesante è una sostanza mediana nella quale le due tinture, il corpo e lo spirito, le due radici della pietra dei filosofi, sono unite assieme. Dopo la distillazione dell'acqua pesante, segue la sublimazione, che è una nuova congiunzione di questa acqua pesante pura con il sale fisso puro.